Ma buongiornissimo giovani, giorno 2 del Rimini Wellness, 3 per noi, 3 per loro. Oggi che cosa faremo? Prenderemo tutti gli omaggi che abbiamo già preso ieri ma che oggi prenderemo nuovamente. L'obiettivo quindi è scroccare omaggi e mangiare a sbaffo, salutare qualcun altro, un mezzo allenamentino. Vediamo se ci esce, vediamo se ci esce. Un po' di pump. Perché un po' di pomp? Amore mio, quello è sottointeso. Scarpettina Nike, outfit tutto quanto nero, cappellino e si va a spacciare in quel del Rimini Wellness. Vai. Figa, abbiamo preso il privé, giovane. Conquisteremo. Io caro! Mi sono fatto male. Posso dire anche oggi abbastanza tamarro. Sei comunque foggiano, che ti aspetti? Questo è per tutte le persone foggiane che guardano questo video, grazie. Sono abruzzese, tranquilli, anch'io sono di giù. Dottoressa, vedo che lo scrocco è già iniziato. Vieni in barrette, sono ancora in tramo in fiera e già comincio a scroccare. Si prospetta una bella giornata. Questa spacca. Beh, allora mi fido di te. Spaccano tutte. Certo, amore mio, qua già iniziamo a scroccare tutto, ma non ho capito. Bisogna metterlo nel buco. Bisogna metterlo nel buco. Vai, tocca a te. Ma posso? Allora, questi sono tutti i biscotti keto, tutti quelli che vedi sul tavolo, quindi senza zuccheri, a basso contenuto di carboidrati. Questi sono al cioccolato e questi frutti di bosco e nocciole. Punto sul cioccolato. Grazie mille. Amore mio, sciottino? Sì, sempre. Dai, mettilo in bocca. Com'è? Azzurro, buono. Dunque, è veramente buonissimo. E si continua a rubare i braccialetti, vai, vai. Uno ne devi prendere. Stavolta hai chiesto il permesso, c'era un po' troppa gente. Stavolta sono stata clemente, come una brava persona del centro. Basta i nocciole crunch. Con la granella di nocciola di terra. In realtà l'ho sempre mangiata normale, non crunchy. Buonissima. È inutile che ti danno i buoni sconto, il problema è che se queste qua le prendi, le finisci in una volta sola, non ne puoi mettere 10 grammi. Compro perché sono provola. Sei provola? Sono provola. Niente, non ce la fa, ogni giorno deve prendere una banana. E ho finito. Tu volevi una banana gonfiabile, ti hanno dato un frisbee. Frisbee. Fai vedere, fai vedere. Smettere di mettere le email false e farsi dare gli omaggi. Amore mio, ti hanno dato la coda, ti hanno dato? Dobbiamo usarla stasera? Un attimo, come dobbiamo utilizzarla? Brusco, con tanto amore ti brusco. Ma non sono barrette. Un pre-workout a base di... A base di qualcosa. Sto vloggando e mi serviva quella topa sempre. Ma non c'era quella topa, prendiamo Wendy e quindi veramente un bastardo. È un'altra persona stragenuina, come tutte le persone più belle che ho conosciuto sui social. Quindi lascio qua anche l'Instagram di Wendy, anche se non se lo cagherà nessuno questo video, però va bene. Prozis. Quelli di ieri erano buonissimi, col popcorn, quelli erano foto 10, questa foto 9. Sì, è vero, concordo. Miriam, una domanda, dato che noi siamo del sud e viviamo un pochettino a scrocco, non è che avresti un paio di magliette? Siamo in tre. Eccola. Grazie mille, Miriam!
comunque devo dire che siamo passati dallo scroccare, degli assaggini, alle barrette, ai pacchi interi, adesso magliette. Siamo arrivati fino alla sacca, fino di roba dentro. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare oggi. Fino alla fine ci portiamo uno stand a casa. Anche qualche disco bilanciere. Questo l'ho appena aperto, se vuoi te lo ricordo. Ok, scrocca pure questo. Questa volta siamo fregati proprio la lattina, non è che siamo fregati il bicchierino. Una certa classe, posso dirlo. Buono. Fai vedere come ingoi. Cazzo, è buono. Ingoiare? Giovane, lo so che mi stavi cercando. Umberto Fallucca su YouTube. A posto, a posto. Magari ci fosse nella mia palestra la possibilità di modulare l'altezza delle vaniglie. Portiamo un po' di marketing in questo vlog. Cioè, hai visto la ragazza che prende e dà la borsa a chiunque passa. Però questo non rispetta quello che è il sistema di ricompense. Cioè, se tu guadagni qualcosa, sostenendo ad esempio una prova, come Natura, che in pratica devi tirare 3 volte il pallone da basket e fare canestro almeno una volta per ricevere l'omaggio. E lì in pratica è come se tu te lo fossi guadagnato e quindi dai un valore a quello che hai preso. Invece questa qua passa e dà la borsa a chiunque. Nel marketing questa cosa, diciamo che non funziona molto. Infatti neanche tu hai preso la cazzo di borsa. No, nemmeno io l'ho presa. Strano ma vero. Perché a nessuno piacciono le cose semplici. Devi guadagnare le cose, se no non funziona. La duetta ad esempio che ci ha dato questo ha fatto, vabbè, ci faccio un video a parte, giuro, perché vorrei fare un video su come hanno gestito la parte di marketing ad esempio tutte quante le aziende che erano qui alla Rimini Wellness, agli stand, per dare gli omaggi e per fidelizzare i clienti. Posso dire che sta busta tra poco non basterà più. Comincerò a soffrire della sacca, perché uno zero che pesa più di me e una busta che pesa il doppio di me. Mettilo in bocca. Oh no. Piaciuto? Buono, sì. Non intendevo la barretta. Io direi che dopo 2 giorni un po' di stanchezza inizia a farsi sentire, quindi questa mostarina zero white di classe ci sta tutta. Io la cochina zero, anche se no stanotte non dormo. Ragazzi, non devi fargli un, cioè, deve stare qua. Ah, ok. Scusate, io sono una nuova amica sbloccata di Umberto. Dico di andarlo a seguirlo tutti. Non ho detto giusto, ho detto sbagliato. No. Dovete andare a seguirlo tutti, perché ne vale la pena. Ma se neanche tu mi segui. Io ti seguo. Mi segui? Certo, ti seguo su TikTok. Su TikTok? Certo, io li vedo tutti i tuoi video. Serio? Vedi che ti seguo? Io ti seguo. Non lo so. Mi sa di sì. Poi farai i suoi tagli, alcune parti non le metto. Aspetta, vado a seguirti su Instagram. Azzi fatto. Dovete schiacciare qua. Fatelo. Scherzi a parte, io qua ho conosciuto le persone più genuine che ci sono su Instagram, veramente. A partire da Luna, a partire dalle persone che davvero vogliono mandare un messaggio positivo. Per me era questo l'obiettivo di Rimini Wellness, conoscere queste persone. Anche vedermi Andrea Presti, Denis Lazzarin, ok. Però le persone che poi giornalmente aiutano tutti quanti, sono quei micro influencer, le persone che comunque cercano di dare un valore reale alle persone. Non quelli che fanno i live su Twitch. In realtà io sto vloggando sul mio canale, che non si caga nessuno. Guardo da tutti oggi i vostri se lo cagano. Io guardo tutti i vostri video, ma io non so cucinare niente. Manco se paghi. Io ci provo. Cioè, li provo a fare come voi, ma mi escono male. Solo questo volevo dire. L'importante è guardarli, apprezzarli, poi uno è per forza vedere cucinare, cioè. È giusto, è giusto. Amore mio, ma cioè voglio buttarti un po' nelle palle? Amore mio, ti devo dire che di palle ne hai fatte volere fin troppo. Una principessa. Sul pisello. E
niente, un'altra barretta a scrocco. Ma certo che sì, adesso andiamo anche a prenderci il succo fresco. Cos'è? È porridge. Buono? No, fa cagare. Sembra di classe, dottoressa. Ci hanno dato queste polpette di? Pisello? Cice e pisello, una cosa del genere. Sono buone. Sì, sono buone veramente. Sono 3,15. Comunque posso dire ottimo questo salato per spezzare tutto il dolce che stiamo mangiando. Minchia, questi giorni sto campando a barrette. Come infatti oggi, se avete visto, non abbiamo neanche pranzato per bene, perché siamo mangiati 10.000 assaggi. Quello ti regala la barretta, lì c'è l'altro omaggio. Io che poi voglio provare tutto subito, diciamo che la cosa è sfuggita un po' di mano. Choose better than one. Posso dire domenica ore 16:30, penso che sia l'orario migliore per Rimini Wellness, perché è l'ultimo giorno e iniziano a regalare robe, cioè tutto quello che è rimasto. Quindi ragazzi, se doveste decidere di venire a Rimini Wellness, venite di domenica, rimanete fino alla fine e riceverete più omaggi di quelli che riprendete in 3 giorni. Il sabato trovi un botto di ospiti, però la domenica pure ci sono abbastanza ospiti, ci sono meno persone, anche se alla fine ci sono gli influencer, magari non tutti, però sicuramente ti riesci a prendere tutti gli omaggi del caso. E soprattutto c'è più tranquillità, non hai gente che ti viene addosso e chi ti placca. Soprattutto gente che ti viene addosso. Vi devo dire che detta così... Comunque sono le 5, ci siamo seduti perché siamo un attimo distrutti dalla vita. Precisamente sì, completamente distrutti. La gara sta col suo bolero, ci riprendiamo un secondo. Comunque bene o male la fiera è finita, stanno smantellando tutti quelli che sono gli stand. Stanno dando tutto quello che è rimasto all'interno degli stand. Prima di fondo che tante cose dovrebbero stare in frigo, quindi o le mangi subito o non le puoi portare a Brescia. Le puoi portare a Bologna, comunque un'ora e mezza. Beh dai. Non si dice mai di no quando qualcosa è a scrocco. Posso dire veramente di classissima? Ma noi, senza ombrello, dove andiamo? Ci bagniamo. Beh, non è che la cosa ti dispiaccia troppo, posso dire, amore mio. Siamo riusciti a prendere il treno, un po' bagnati. Barrettina? Ovvio, barrettina. Io sto letteralmente morendo di fame. È veramente buona. Pure questa. Ma oggi è tutta buonissima le cose. Secondo me è la fame. Ti devo dire. Vi devo dire. A parte i miei capelli che non hanno più un senso. Anche oggi, orco canche frio. Usciamo con 40 gradi e torniamo con meno 10. Posso dire che dopo tutte quelle barrette proteiche io dovrei scorreggiare da morire. L'importante è che non la fai a casa mia, apri le finestre. È proprio quello che non farò. Comunque il tempo di arrivare a casa e chiudiamo questo video. Allora giovani, siamo tipo sfattissimi con le nostre maglie che ci siamo decisamente guadagnati. Chiudiamo un attimo questo video e questo Rimini Wellness. Io ti ringrazio per avermi ospitato, per avermi regalato questo Rimini Wellness che è stata veramente e per questa bellissima. Camera. Questa camera non ve la faccio vedere che ci sto un bordello della madonna. Però in generale grazie di tutto. E, io faccio chiudere il video a chi sta con me. Sai chiudermi un video? Solo aprire le gambe. No, nel senso. Se vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, lasciate un commento e attivate la campanella. Madonna, mamma mia, che brava! Vai. Perché devono attivare la campanella? Per ricevere le notifiche, ovviamente. Non perdersi nessun video, perché ci sarei anche in altri video di saggio, sicuramente. Mamma mia, che delirio. Sto avendo una brutta reputazione con te. Poi come si chiudono tutti i miei video? Questa cosa qua? Sì, è stata schiushing, Prada, ma fai un ciao giovani e vai con la mano là. Ciao giovani.